Oggi l'Ardizione Gioiene festeggia il suo 100° anniversario. 100 anni fa nasceva quello che ha dato dignità, ha dato, anche se non la luce di poter vedere, quella dignità che il non vedente ha ripreso. Ma siamo in compagnia del presidente dell'Ardizione Gioiene, lui è il dottor Gianluca Rapisarda. Gianluca, oggi si festeggia alla grande, vero? Ma si festeggia alla grande effettivamente, perché come dici tu, 100 anni e il centenario capita una volta ogni secolo di questa struttura, un centenario che abbiamo voluto simbolicamente denominare 100 anni di luce. 100 anni di luce perché? Perché nonostante la cecità questa struttura ha dato luce simbolica, ma non solo simbolica, ha dato la luce dell'istruzione, la luce dell'educazione, la luce del lavoro, dell'inserimento lavorativo, dell'integrazione della società a migliaia e migliaia di non vedenti, non solo catanesi, ma anche perché l'abbiamo denominata 100 anni di luce, perché vogliamo gettare la luce sui tanti ancora pregiudizi, sui tanti stereotipi, sui tanti luoghi comuni che vogliono epitetano e etichettano questo istituto ancora come un ospizio dei ciechi. Noi oggi, ma lo abbiamo fatto in questi anni, da 2 anni a questa parte, in particolare da quando io sono presidente, vogliamo dimostrare che questa è ormai una struttura che ha superato, diciamo così, le barriere dell'ospedale ospizio, ma ormai è una struttura sdoganata, è un cantiere, un laboratorio aperto a sempre più interessanti iniziative. Presidente, tanto si è fatto per i non vedenti, ma ancora si deve fare tanto, vero? Guarda, si deve fare tantissimo. Io dico che gli obiettivi fondamentali dei non vedenti, per i quali siamo sempre in prima fila e battagliamo energicamente e quotidianamente, che sono le pari opportunità, la cittadinanza piena, la pari dignità, l'integrazione sociale, sono dei traguardi ostinatamente inseguiti da noi, ma che spesso riusciamo difficilmente a raggiungere perché irraggiungibili. La storia è come se si incaricasse di spostarli un po' più in là. Oggi ci sono grosse difficoltà legate soprattutto alle nuove tecnologie, alla società della globalizzazione, della competizione sempre più selvaggia, sempre più spietata, che spesso a soggetti come noi, che magari hanno il passo un po' più corto, il passo un po' più lento, costringono e ci costringono a dalle affannose rincorse. Questa struttura, che è l'Istituto per Ciechi Ardizione Gioiene, vuole invece in qualche modo aiutare, ecco, i suoi utenti, convittori e semiconvittori, a vincere questa battaglia fondamentale dell'integrazione, e quindi non fa altro che preparare i non vedenti all'integrazione, a insegnarli a tuffarsi nella vita di tutti i giorni. Da un periodo a questa parte vediamo che sono sorte tante associazioni di volontariato, e quindi voi andate anche verso il sociale, e che bella questa. Non solo qualche problema per motivi vari non si può fare, ma andate anche ad aiutare gli altri. Andiamo ad aiutare gli altri, è toccato anche un altro, diciamo così, mio leitmotiv, un altro mio tormentone. Ultimamente, assieme all'Unione Italiana Ciechi, che è la nostra struttura consorella, e all'Univoc, che è l'Associazione dei Volontari Pro Ciechi, abbiamo realizzato e c'è stato approvato un progetto dalla Fondazione del Sud che è finalizzata proprio a sedimentare nella coscienza dei catanesi e non solo la cultura del volontariato. Io dico sempre che noi non vedenti siamo bravi nel gestire le nostre strutture, le nostre istituzioni, ma abbiamo un limite obiettivo, abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno di persone come volontari che sono disposte, diciamo così, a dare ma anche a ricevere, sono disposte a mescolare, a mischiare gioie e sofferenze individuali a quelle sociali. Ecco il messaggio che noi vogliamo lanciare oggi, che la minorazione visiva non è una minoranza di una ristretta cerchia di minorati, ma è una questione sociale, è una questione che va affrontata perché si possa finalmente costruire una società migliore da consegnare ai nostri figli. Presidente, può commentarci la giornata come si svolge in questi 100 anni di vostra luce? È una grande giornata, una grande kermesse. La mattina avremo un seminario di studi dal titolo Il ruolo degli istituti per ciechi nel secondo millennio. È ovvio che ovviamente gli istituti per ciechi nella società del 2000 devono in qualche modo rifarsi il look, ma l'evento clou avverrà intorno alle 10.30. Intorno alle 10.30
data presso l'ala nord, il piano terra della nostra struttura, inaugureremo i locali del nuovo centro di riabilitazione per ciechi pluriminorati, voluto fortemente al presidente della regione Raffaele Lombardo, che verrà personalmente oggi a tagliare il nastro di questo centro, un centro che finalmente potrà dare dignità e soddisfare il diritto alla riabilitazione, al recupero funzionale, all'integrazione di questi nostri fratelli d'ombra un po' più sfortunati, che sono una categoria emergente, cioè i ciechi pluriminorati, quei nostri amici disabili visivi che oltre alla cecità sono affetti anche da handicap aggiuntivi. Ecco, qui a Catania, presso questa struttura, avremo finalmente questo importante centro che, se accreditato alla Regione, noi questo chiederemo con forza oggi al Presidente della Regione, il mio sarà un appello accorato, che questa struttura possa essere accreditata presso il Sistema Sanitario Nazionale, perché finalmente appunto si possano sollevare le famiglie di questi nostri amici un po' più sfortunati dai tanti drammatici e dispendiosi viaggi della speranza nel nord Italia e all'estero, dove esistono queste strutture. Nel meridione invece la nostra sarebbe un unicum, sarebbe la prima del suo genere. Io sono convinto che il Presidente, sensibile com'è, sposerà sicuramente questa causa e sicuramente riusciremo in questa grande conquista di civiltà. In compagnia del Presidente Provinciale Unione Italiani Ciechi, l'Avvocato Nino Gemellaro. Oggi un grande giorno, perché si vuole ricordare 100 anni di luce, 100 anni di luce per i non vedenti. Cosa può dirci in merito? Allora, questo centenario è veramente una cosa molto importante, perché questa sede ha dato possibilità a molti non vedenti, prima di fare attività professionale, poi di poter inserirsi nelle scuole pubbliche, affinché tutti i non vedenti possano partecipare a tutte le classi di qualsiasi tipo, di qualsiasi genere, perfino dell'università. Quindi è giusto che questo istituto, in occasione di questo centenario, faccia venire tutti gli alunni che hanno partecipato qui, come il professor Ravesato ha fatto, e fare godere di questo giorno, che non è facile a festeggiare un centenario. Quindi siamo tutti qui, ringraziamo il Presidente, io pur essendo membro del Consiglio d'amministrazione sono lieto, a maggior ragione, di poter ospitare quanto più gente possibile, e quindi tutti attorno all'Istituto, tutti attorno all'Unione Italiana Ciechi. Grazie. Ma come non ringraziare l'Istituto Lucia Mangano? L'Istituto Lucia Mangano, che è un applauso anche a Lucia Mangano. Di comprensivo Elio Vittorini, di Zampiero Clarenza, con la presenza della dirigente scolastica, dirigente scolastico della Iris di Catania, di via Biancapilla. Siete presenti con ragazzi, fatevi sentire per favore, grazie, del suo istituto. Volevo salutare, si dice last but not con me, vivono i preparativi di questo. Grazie professore.